Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video analisi dedicato a Pokémon Spada e Scudo. Nella giornata del 7 agosto The Pokémon Company ha rilasciato un nuovo trailer, nel quale sono state introdotte una serie di novità sui nuovi titoli di ottava generazione. E come di consueto il nostro compito sarà quello di analizzarle unendo le informazioni presenti sia nel trailer giapponese che in quello occidentale, sia addirittura quelle che sono state pubblicate sul sito ufficiale. Prima di continuare però è necessaria una piccola parentesi. La prima è che non siamo a casa nostra perché siamo nell'appartamento che verrà utilizzato dallo staff dei mondiali. E in realtà non saremo a casa nostra per un po' perché stiamo traslocando a Milano, quindi gli sfondi cambieranno e non saranno quasi mai a tema Pokémon. La seconda, che invece è quella relativa al video, è che anche questa volta ci sono state informazioni presenti nel trailer coincidenti con il famoso leaker del 24 maggio, che ad oggi risulta essere l'unico autore di un leak vero in circolazione. Di tanto in tanto quindi citeremo porzioni di quel post per andare a integrare le nostre congetture. Cominciamo! La prima grande novità introdotta qualche giorno fa è che, come immaginavo, il concetto di forme regionali non è stato semplicemente introdotto e poi abbandonato in settima generazione. Game Freak ha deciso infatti di reiterare quest'idea anche negli anni a venire e in Pokémon Spada e Scudo avremo le forme di Galar, ovvero vecchi Pokémon che sono fisionomicamente variati per il tipo di habitat in cui si trovano. E cominciamo la nostra analisi da un'intera linea evolutiva che ha cambiato il proprio aspetto. Zigzagoon e Linoon, precedentemente conosciuti come la linea evolutiva HM Slave, adesso vengono riproposti in una nuova versione di tipo buio normale, con il pelo che ha variato colore in una tonalità di bianco e nero e una lunga lingua che fuoriesce costantemente dalle loro bocche. E non credo che fosse questa l'immagine. Ma è prescritta. Sicura? Sì, sì. Già nella descrizione del sito ufficiale di Zigzagoon, Game Freak rilascia una di quelle bombe di lore che tanto mi fanno sognare. È noto sin da Pokémon Smeraldo che questo Pokémon corre a zigzag perché è costantemente interessato a qualsiasi cosa si muova davanti ai suoi occhi. Adesso però veniamo a conoscenza del fatto che questa caratteristica non è propria degli Zigzagoon di Hoenn. Al contrario, sono gli Zigzagoon di Galar, ramo più antico della specie, ad aver introdotto questo modo di correre. E non è tanto dovuto alla curiosità di questi Zigzagoon, quanto piuttosto alla loro costante necessità di sfogare le grandi energie che immagazzinano in ogni momento della giornata. Al di là dell'origine della corsa di Zigzagoon, questa descrizione è importante per un altro motivo. Game Freak ha così comunicato che non necessariamente un Pokémon introdotto in una determinata generazione è autoctono della regione nella quale viene avvistato per la prima volta, il che innanzitutto rende relativo il punto di vista delle forme regionali. Oggi chiamiamo forma di Galar questo Zigzagoon perché ne avevamo già conosciuto uno diverso in passato in Pokémon Rubino e Zaffiro e Smeraldo. Ma biologicamente parlando, essendo il ramo più antico della specie ubicato a Galar, in realtà è lo Zigzagoon di Hoenn ad essere una forma regionale. La forma di Hoenn. E già vedo questo tipo di concept applicato anche ad altri Pokémon in futuro. Se ricordate, Yanguse, Pokémon introdotto ad Alola, viene descritto nel Pokédex come un Pokémon importato in questa regione da un'altra differente. Non sappiamo se quest'altra regione sia Galar o una ancora che non conosciamo, ma in ogni caso lo Yanguse conosciuto fino ad adesso potrebbe non essere altro che uno Yanguse forma Alola. In futuro potremmo scoprire come questo Pokémon nella sua regione d'origine abbia caratteristiche diverse, una fisionomia diversa, persino un typing diverso. Magari nella sua regione d'origine la sua evoluzione corre per le elezioni, vince e accusa i videogiochi di essere la motivazione principale della violenza e dei mass shooting. Perché no? Rispetto ai quieti e giocosi Zigzagoon di Hoenn, quelli di Galar sono piuttosto aggressivi. Passano il loro tempo a provocare gli avversari, Pokémon o allenatori che siano. E se nel caso dei mostriciattoli tascabili questa tattica funziona, dagli umani viene spesso malinterpretata. E concepiscono questi attacchi di Zigzagoon semplicemente come richieste d'affetto o d'attenzioni. E non essere compresi in questa voglia di lottare rende gli Zigzagoon di Galar arrabbiati e frustrati. Quindi no, non sono ispirati ai Kiss, ma ai baiter di pessima qualità di Inter. Evolutosi in Linoon, il Pokémon mantiene comunque delle caratteristiche in parallelo con la sua forma di Hoenn. Anche questa specie è in grado di correre ad altissima velocità, si raggiungono fino a 100 km orari, per poi poter lanciare delle testate che possono far volare via persino le macchine. I Linoon di Galar, al solito, sono decisamente aggressivi e cercano di azzuffarsi con qualsiasi altro Pokémon, anche quelli che sono palesemente più forti di loro. Questa continua voglia di rivalsa li ha resi molto popolari come Pokémon per i giovani anticonformisti di Galar, che non sanno dove
direzionare la loro frustrazione e rabbia contro il sistema. Un'altra granata di lore, anche in questo caso introdotta con questa linea evolutiva, è presente in coda al trailer giapponese. Le forme regionali non solo possono cambiare fisionomia a Pokémon precedentemente conosciuti, ma possono anche sbloccare degli stadi evolutivi mai visti fino a quel momento. Ed è proprio il caso dei Linon di Galar. Questi esemplari, in costante competizione con i loro simili, per sopravvivere devono evolversi ulteriormente e divenire così Obstagoon, il Pokémon bloccaggio di tipo buio normale. Ancora una volta in realtà potremmo prendere la scoperta in direzione opposta e mi permetto di dire anche più corretta biologicamente. Non sono i Linon di Galar che hanno sbloccato un nuovo stadio evolutivo, perché in quanto ramo più antico della specie sono in realtà la linea evolutiva originale e questo significa che è il Linon di Hoenn ad aver perso l'ultima evoluzione. Un processo, se proprio vogliamo, non troppo dissimile dall'Archeo Risveglio, che ci aveva già spiegato come Groudon e Kyogre fossero più forti all'origine dei tempi, prima di entrare in un sonno millenario e così indebolirsi. Il messaggio di Game Freak è piuttosto chiaro. Aveva ragione Osman Diaz di Watchmen, tutto quanto il genere umano si indebolisce costantemente a meno che non in conflitto ed è per questo che hanno tolto il Pokédex nazionale, per farvi incazzare e in questo modo rendervi persone migliori. Capì? Bring National Dex l'hanno fatto per voi. Scherzi a parte, voglio parlare approfonditamente di Obstagoon. Questo nuovo Pokémon, il cui nome viene dall'unione di Obstruct, ostruire, e Raccoon, procione, ha delle meccaniche piuttosto peculiari che non sono da sottovalutare. È buio normale, una tipologia già esistente, vista fra le mani di Raticate e Talola e non proprio entusiasmante. Abbiamo una debolezza per 2 a Coleottero e a Folletto e una per 4 al tipo Lotta. Nonostante ciò, potrebbe comunque trattarsi di un Pokémon competitivamente valido. Parliamo innanzitutto dell'abilità. Anziché raccogliere o voracità, Obstagoon sviluppa temerarietà, che aumenta l'output dei danni delle mosse che hanno un contraccolpo, oppure denti stretti, che aumenta il danno inferto al nemico se si è affetti da status negativi, come l'avvelenamento o la bruciatura. Ora, diamo un'occhiata agli attuali punti nelle statistiche di base di Linon. 100 punti in velocità, buonissimi e che potrebbero aumentare anche solo di poco, e 70 punti in attacco, che invece vedo aumentare piuttosto sostanziosamente, anche solo per dare lustro a quest'ultimo stadio appena scoperto. Ipotizzando che Obstagoon arrivi a 100 punti anche in attacco, facciamoci due calcoli. Utilizzando Sdoppiatore, che gode sia della stab che del contraccolpo, un Obstagoon con Temerarietà e Assorbisfera fa fino al 98% di danni sui Kyogre Primal. Sti cazzi! Credo comunque che il fiore all'occhiello del Pokémon non sia l'abilità quanto la mossa esclusiva, Sbarramento. La sbarra! Sbababarra! Si fa un caldo qua dentro. Che fa, non è... fa la schiuma la sbarra. Come noi, perché in questo appartamento, mannaggia la Peppa, non c'è l'aria condizionata. Poi quando dico sbarra diventa proprio caliente. La noce. Dopo aver passato una vita a provocare gli avversari, Obstagoon fa l'opposto. La barra! No, basta, ce l'ho detto. Citando il sito ufficiale, il Pokémon utilizza questa mossa per incassare il colpo dell'avversario, provocarlo, e poi attaccare successivamente. Non conosciamo esattamente l'effetto di sbarramento perché non viene descritto, ma il fatto che il Pokémon aspetti di essere colpito per poi attaccare effettivamente al turno successivo mi fa venire in mente un concept simile a quello di contrattacco. Il Pokémon si fa colpire appositamente, magari riducendo di una certa percentuale il danno subito, per poi attaccare successivamente con un output maggiore di danni, magari forte della sua velocità. E quindi il cerchio si chiude. Se Obstagoon avesse un buon attacco di base, cosa altamente plausibile, e avesse la possibilità di ridurre il danno infertogli dagli avversari per poi ritorcerglielo contro, saremmo davanti a un Pokémon di tutto rispetto, che farebbe del suo doppio tipo buio normale una debolezza non così incisiva, soprattutto, peraltro, se sbarramento dovesse funzionare anche sulle mosse Dynamax. Cambiamo Pokémon, ma non cambiamo argomento, perché il prossimo Pokémon da analizzare è un'altra forma di Galar, Weezing. Adesso il Pokémon introdotto in quel di Kanto diventa di tipo Veleno Folletto, un typing esclusivo e mai rilasciato sino a questo momento. Anziché essere semplicemente un coacervo di gas tossici, adesso Weezing diventa un vero e proprio depuratore. Dalle due bocche vengono ingeriti i gas tossici, che vengono però dentro il corpo di Weezing purificati e poi fatti fuoriuscire dalla sorta di tubature che ha sulla testa.
testa. L'aria che esce da questi tubi è letteralmente pulitissima. Nonostante la seconda abilità di questo Weezing sia attualmente ignota, perché viene descritta con dei punti interrogativi, già la nota levitazione è una scelta strategica piuttosto remunerativa. Essendo un veleno folletto levitante, Weezing sarebbe debole solamente a due tipi per due, ovvero acciaio e psico. E potrebbe colpire super efficacemente sia i folletti che i draghi, essendo peraltro immune a quest'ultimi. Uniamo a tutto questo il fatto che Weezing sia già famoso per essere un Pokémon particolarmente resistente con una buona difesa, e il gioco è fatto. Potremmo essere davanti ad uno dei wall più abusati del metagame di ottava generazione, soprattutto perché, ve lo ricordo, è un Pokémon che nonostante il tipo veleno e adesso anche folletto, ha accesso a fuoco fatuo. Quindi lunga vita al Weezing Lord inglese hipster bong vivente. Hanno fatto delle fan art sul fatto che sia un bong, ma ve le lascio scoprire. Francamente dubito che in questo caso vedremo anche un'evoluzione di Weezing inedita come per Linon. Al contrario, per come è stato annunciato, sono convinto che Weezing di Galar sia tutto ciò che di nuovo c'è da vedere in questa linea evolutiva, compreso Koffing, che vedo rimanere quello di sempre, un po' come è successo per Marowak Alola, che è cambiato ma come pre-evoluzione ha avuto comunque il Cubone di sempre. Tra tutte queste forme di Galar abbiamo anche una novità, un Pokémon mai visto prima. Si tratta di Morpeko, il Pokémon doppia faccia di tipo elettrobuio, altro typing inedito. Morpeko chiaramente non è che il roditore icona di questa generazione, come prima lo sono stati Emolga, Pachirisu e via dicendo. A differenza di alcune iterazioni passate, però, il roditore icona di questa generazione ha un'abilità unica ed esclusiva, ovvero Pancia Alterna, che gli permette alla fine di ogni turno di cambiare forma. Egli passa infatti da un aspetto piuttosto tranquillo e grazioso ad uno decisamente più aggressivo, e la trasformazione accade in quanto il Pokémon avverte talmente tanto la fame da andare su tutte le furie. E quindi mi chiedo, siccome succede ogni turno, quando poi dalla forma incazzata perché ha fame torna normale, cosa fa? Stacca a morsi gli arti degli avversari? Se sì, fatemelo sapere. Difficile capire quanto questo Pokémon, ispirato palesemente a un doppelganger, possa essere valido in competitivo. In assenza di sue statistiche di base e soprattutto di un moveset specifico, non riesco a capire quanto questo Pancia Alterna possa essere effettivamente utile in combattimento. Volendo limitarci a ipotesi basilari, potremmo pensare che la forma primaria, la più graziosa, possa essere difensiva alla Pachirisu maniera e che invece l'altra, più arrabbiata, possa essere dedicata alla velocità e all'output di danni. Danni che, voglio aggiungere, potrebbero essere prevalentemente fisici, in quanto nel trailer vediamo il Pokémon utilizzare Scintilla o comunque una mossa elettro di contatto. Con la sua ruota d'aura, poi, mossa peculiare, il Pokémon è in grado di utilizzare una stab elettro se in forma primaria o una stab buio se in forma secondaria. Anche su ruota d'aura metto un gigantesco punto interrogativo. La sua validità dipenderà tantissimo da eventuali effetti secondari aggiuntivi di questa mossa e soprattutto dal suo base power. Sì, perché avere una mossa che cambia costantemente tipo in maniera regolare e prevedibile non mi sembra un gran vantaggio. Al contrario, stiamo gridando all'avversario che un turno utilizzeremo una mossa elettro e un turno utilizzeremo una mossa buio, ed essendo che Pancia Alterna funziona sempre e non è controllabile dal giocatore, beh, può essere prevista con la precisione di un orologio svizzero. In assenza di altre informazioni mi sento di dire che sarebbe preferibile dare al Pokémon una mossa buio e una mossa elettro separate, in modo tale da poterle utilizzare indipendentemente dalla forma che si è assunto e soprattutto senza comunicare all'avversario quello che si sta per fare. In generale quindi adoro l'idea estetica di questo Pokémon, ma non mi sento di dire lo stesso per quanto riguarda il suo utilizzo pratico in battaglia. Quando nel 2016 è stato annunciato Mimikyu, ho adorato sia la sua estetica sia la sua possibilità di utilizzare il Fantasmanto. Chiunque ha pensato che quel Pokémon potesse essere distruttivo in competitivo. E infatti chiunque ha avuto ragione. Oggi invece non ho la stessa sensazione guardando Morpeko. Vedremo se future rivelazioni riguardo questo Pokémon, magari legate ad un'eventuale forma Gigamax, mi faranno cambiare idea. Come già detto nello scorso video, non solo i Pokémon introdotti a Galar nutrono del nostro interesse. Anche le vecchie conoscenze comparse nell'ultimo trailer di fatto confermano la loro presenza nei titoli d'ottava generazione. Vi do ufficialmente il benvenuto al secondo episodio de... Il genocidio masudiano. Oggi si salvano dalla perdizione la linea evolutiva di Krogunk e quella di Solosis. Al netto della presenza della forma Galar di Weezing, per quanto improbabile, vi ricordo che i Pokémon appena descritti potrebbero avere delle evoluzioni diverse da quelle conosciute in passato. Non credo comunque che sia il caso, né di Solosis,
né tantomeno di Krogank. Sicuramente non è il caso di Leopard, visibile in un frame del trailer giapponese e che quindi pone in salvo anche la sua pre-evoluzione Purloin, contemporaneamente allontanando da loro la possibilità di una forma regionale esclusiva. Ma come dice un vecchio saggio, meglio una forma regionale in meno che essere deflagrati nell'anima dal genocidio masudiano. Per concludere la parte del video dedicata ai Pokémon, c'è un ultimo dettaglio sul quale dobbiamo soffermarci. È stato infatti introdotto il Pokéjob, un nuovo sistema gestionale simile al Poké Resort o per certi versi alle missioni degli spiriti di Super Smash Bros. Ultimate. Attraverso questo sistema potremo prendere i nostri Pokémon nel box e mandarli a svolgere vari lavori per le aziende di Galar, venendo poi retribuiti con punti esperienza, effort values o strumenti. Proprio come ogni minigioco di questo tipo, mandare in una determinata missione Pokémon di uno specifico tipo o di una specie determinata può dare risultati più remunerativi di altri. Il sito ufficiale non fornisce esempi concreti, ma per intenderci immagino che la missione L'edilizia richiede forza possa essere completata con risultati più soddisfacenti se si mandano a lavorare dei Pokémon di tipo lotta. Del resto, in uno degli screenshot ufficiali vediamo che i tre starter mandati a svolgere uno specifico lavoro ricevono punti esperienza differenti. La missione prevedeva un lavoro in un frutteto e infatti mentre Scorbunny e Sobol ricevono circa 1900 punti esperienza, Grookey riceve più di 2200, probabilmente perché è di tipo erba. Sembra anche che si possa scegliere la durata degli incarichi, che banalmente immagino aumenti proporzionalmente il quantitativo di punti esperienza e V o strumenti che si ricevono alla fine della missione. C'è uno specifico elemento che in questi giorni ha fatto discutere tutti quanti i fan del mondo Pokémon. Fra le varie aziende in cerca di Pokémon ce n'è una che ha un simbolo di un clink leggermente diverso da quello che abbiamo visto in passato, perché al posto dei denti di un ingranaggio abbiamo invece delle punte. E da qui la domanda è sorta spontanea. È stata forse rivelata per errore la silhouette di clink forma di Galar? Pianino. Un clink in forma alternativa in questi giochi avrebbe senso. Siamo pur sempre a Galar, una regione ispirata palesemente all'Inghilterra della rivoluzione industriale, e quale opportunità migliore di rimettere le mani sul design di un Pokémon ingranaggio, magari dandogli il tipo fuoco per strizzare l'occhio alle alte temperature alle quali questi ingranaggi vengono esposti per via dei fumi e dei vapori che abbiamo visto anche in alcune città. Detto questo però, fermo l'entusiasmo. A mio avviso la presenza di quest'icona non è un indizio così pesante dell'arrivo di una forma Galar di Clink, e vi spiego il perché. Nel trailer giapponese possiamo vedere l'icona di un'altra azienda, probabilmente una biblioteca, che ha un Utut fuso in qualche modo ad un grande libro. Questo non significa che sia in arrivo un Utut forma di Galar, e questo lo sappiamo per certo perché Utut in forma base è già apparso all'interno del primo trailer di Spada e Scudo, quindi insomma è ancora presto per cantare vittoria. L'icona potrebbe essere un indizio di una forma Galar di Clink, ma non vedo la cosa certa al 100% come invece altri fan del mondo Pokémon hanno sostenuto sul web. Chiusa la parentesi dei Pokémon, è tempo di passare alla seconda e ultima parte del video. Oltre ai mostriciattoli tascabili, i 3 minuti di trailer si sono dedicati anche a qualcosa di diverso, ovvero all'introduzione di nuovi allenatori inediti in Pokémon Spada e Scudo, che a tutti gli effetti sembrano presentarsi come i giochi Pokémon con più personaggi tra primari e secondari in assoluto. E ci tengo a precisare che benché inediti in realtà conoscevamo già i loro nomi. Il leaker del 24 maggio con precisione certosina li aveva già descritti, sia nel loro ruolo sia addirittura proprio con il nome che effettivamente hanno in inglese. Andiamo quindi a dar loro un'occhiata e siccome ci metteremo a rovistare nella trama di ottava generazione, che ne dite di cambiare un po' il nostro sottofondo musicale? Il primo personaggio ad essere rivelato è uno dei nostri rivali. Il suo nome è Bit e il sito ufficiale ce lo presenta come un allenatore estremamente talentuoso e consapevole di esserlo. Attualmente è l'unico allenatore ad essere stato sponsorizzato, udite udite, direttamente dal presidente Rose in persona. E infatti sul retro della sua giacca possiamo vedere il solito simbolo degli esagoni racchiusi l'uno dentro l'altro, che ormai non abbiamo più dubbi essere il simbolo del conglomerato di aziende delle quali Rose è a capo. Voglio però concentrare la vostra attenzione su un elemento e dettaglio molto meno scontato di questo. In realtà quel simbolo dietro la felpa appare anche in un altro elemento del vestiario di Bit. Mettendo infatti in pausa il trailer su uno specifico frame, possiamo notare che anche l'orologio del ragazzo presenta gli esagoni. Senza contare che anche il quadrante di questo orologio è esagonale e che un orologio molto simile è posseduto dallo stesso presidente Rose. Abbiamo visto nei vecchi trailer che le sponsorizzazioni in realtà non sono nient'altro che l'applicazione di una semplice toppa
felpa con il logo di un'azienda di Galar, sulla maglia di un allenatore che, come qualsiasi altro sportivo, fa pubblicità al negozio di turno. Questo vale per tutti, anche per Dandel, che è il migliore della regione. Beat invece è dotato di un vero e proprio accessorio che per qualche motivo Rose ha deciso di donargli. Ed è proprio la motivazione di questo dono che ci permette di fare il passo logico successivo. Credo che Rose tenga particolarmente a questo ragazzo, non solo perché lo ha sponsorizzato, ma soprattutto perché gli ha fatto un dono che per lui significa molto. Basta osservare il modo in cui Beat si muove per rendersene conto. Durante il trailer, per ben due volte, Beat controlla il suo orologio, sia durante il combattimento contro l'allenatore protagonista, sia addirittura in conclusione di esso, momento nel quale dichiara di comprendere più o meno il nostro valore. Non sappiamo se Beat sia cronopatico, ovvero con la paura del tempo, o se al contrario, come il personaggio della serie televisiva Mr. Robot, che ironicamente si chiama White Rose, provi piacere nell'attribuire alle sue azioni, obiettivi, compiti un valore in minuti e secondi entro i quali doverle realizzare. Ciò che è certo è che Rose ben conosce questo allenatore ed è per questo che gli fa un dono che per lui ha importanza. Del resto, voglio dire, in giapponese il suo nome originale è proprio Beat, e per quanto Bulbapedia faccia bene ad associarlo a Beetroot, Barbabietola, perché sempre più personaggi del mondo Pokémon prendono in prestito i loro nomi dai vegetali, a me ricorda anche Beat, inteso come ritmo in inglese. È proprio il caso di dire che Beat sta sul beat, ovvero ritma le sue giornate scandite dal ticchettio di un orologio. Ora, nello scorso video abbiamo ipotizzato che Rose potesse essere l'antagonista principale di questi giochi, e sono rimasto della stessa idea. Se avessimo ragione, allora è probabile che Rose abbia assoldato Beat, un ragazzo promettente, per svolgere qualche compito per lui. Quale? Direte voi. Non posso ancora rispondere a questa domanda, però potremmo ipotizzare che si tratti di qualcosa ancora una volta legato all'utilizzo spasmodico del Dynamax. Il motivo, ancora una volta, starebbe nel vestiario del ragazzo. Beat, fra tutti quanti i personaggi che fino ad ora sono stati rivelati in Pokémon Spada e Scudo, è l'unico, insieme al campione, Dandel, ad indossare perennemente la sua tuta sportiva, con tanto di guanto che abbiamo visto negli stadi essere utilizzato per la Pokéball che viene ingrandita durante il processo del Dynamax. Ora, capisco che Dandel indossi quella tuta perché è il campione, si deve far vedere, si fa intervistare dalle televisioni, quindi è proprio una parte del suo personaggio. Ma perché Beat è vestito da sportivo in continuazione? Forse lo fa perché deve utilizzare la tecnica del Dynamax anche fuori dagli stadi, continuamente, in location nelle quali tendenzialmente non sarebbe consentito. Ma se è Rosa aver inventato tutto questo processo, direi che chi più di lui può dare il permesso di fare quello che si vuole. Sia come sia, è scritto nero su bianco sul sito ufficiale che Beat ha anche un altro obiettivo, oltre a quello di divenire campione. E a dire il vero, nel sito inglese non si parla di obiettivo, ma di obiettivi, al plurale. In attesa di sapere se questi obiettivi coincidano con quelli del presidente Rose, voglio ricordare che anche Beat prova un grande rispetto per il presidente. In uno dei dialoghi tenuti con l'allenatore protagonista, il rivale dichiara che, essendo lui stato sponsorizzato dal presidente Rose, ed essendo il presidente Rose più forte del campione, anche lui vale più di noi. Al di là dell'apprezzabilità di un rivale che finalmente torna a essere nei nostri confronti gradasso e spocchioso, tanto da dirci che prova pena nel vederci allenare dei Pokémon di così basso livello, la frase mi interessa perché potrebbe avere valore e senso letterale. Se Beat è convinto che Rose sia meglio di Dandel, innanzitutto lo fa perché potrebbe essere vero, ma in secondo luogo, se lo pensa, deve pure avere delle motivazioni, che noi ancora non conosciamo, ma che a questo personaggio fanno già capire quanto il campione di fatto non valga nulla in confronto a una figura che tendenzialmente con la lotta Pokémon non c'entra niente. E se così fosse, allora la domanda viene da sé: perché Dandel è il campione e non Rose? Forse perché il presidente, come abbiamo detto nello scorso video, vuole stare dietro le quinte a tirare le fila fra le ombre di Galar? Quel che è certo è che il ruolo di antagonisti principali, incontrovertibilmente, non lo può avere il team di questa generazione. Trattasi del Team Yell, letteralmente Team Urlo, un gruppo che fonde i punk agli hooligans e che è votato alla venerazione di uno specifico personaggio, del quale parleremo più tardi. Come ogni team malvagio, anche il Team Yell è contraddistinto da alcuni simboli. Abbiamo una Y sulle loro canottiere che ricorda sia appunto la lettera dell'alfabeto, sia delle fauci aperte. Delle Vuvuzelas a forma della stessa lettera e una spilla da balia molto grande dietro la schiena che ripropone lo stesso simbolo del quale abbiamo appena parlato. Niente piani dispotici quindi o conquiste del mondo o reset degli universi. L'unico obiettivo del Team Yell è quello di tifare la loro beniamina Mary e a volte combinare guai come per esempio
bloccare le strade agli allenatori, perché nella loro testa questo faciliterebbe il percorso della ragazza nell'ottenimento del titolo di campionessa. Per come si presenta, il team Yell non dispone neanche di un'organizzazione gerarchica. Solitamente i team del mondo Pokémon hanno un capo, e questo non è semplicemente colui che comanda, ma anche la persona che tendenzialmente viene venerata, rispettata, idolatrata da tutti quanti gli altri sottoposti. Pensate al team Rocket e Giovanni, al team Galassia e Cyrus, e persino al meno serio team Skull e Guzman. Qui invece la personalità venerata è totalmente esterna al team, e peraltro non condivide neanche il suo modus operandi. E questo lo sappiamo per certo, perché un altro dei dialoghi nel trailer giapponese è quello tenuto da Mary, che spiega quanto non comprenda il senso di venerazione che il team Yell prova nei suoi confronti, e quanto ovviamente non sia giusto quello che stanno facendo. Del resto, 3 anni fa, l'11 di agosto, era stato rivelato proprio il team Skull, e accanto alle recluse erano già stati mostrati al pubblico di Pokémon sia Plumeria che Guzman, proprio per mostrare come fosse strutturata questa piramide di potere della nuova gang. Qui invece non abbiamo avuto nulla del genere, reclute e basta. Certo, possiamo magari aspettarci un membro del team Yell che è più in alto degli altri, per esempio perché è il fan numero uno di Mary, oppure ancora perché è il coordinatore delle manifestazioni in suo onore, ma non potremmo avere uno schema come quelli passati, perché sia come sia nessuno è portatore sano di ideali in questo team. L'unico valore è al di fuori di esso, ed è il tifare una ragazza. C'è poi un elemento specifico del vestiario di questo team che mi fa pensare che non siano dei ragazzi così pericolosi. Guardando attentamente il fronte delle loro canottiere, possiamo renderci conto di come il simbolo dell'azienda che ha Clink sul logo sia presente nelle tute di questo team. E insomma, se un'azienda ha anche deciso di sponsorizzarli, come possono essere dei criminali? Nessun negozio di Galar dotato di senno andrebbe a associare il proprio logo a dei manigoldi. Con delle premesse del genere, dunque, ribadisco, non vedo come, salvo colpi di scena incredibili, il team Yell possa ricoprire il ruolo di antagonista principale di Spada e Scudo. Prima di passare a Mary, l'ultimo personaggio del video, voglio analizzare con voi un dettaglio importantissimo. Durante la scena nella quale viene presentato il team Yell, vediamo che il tutto avviene in una location che sembrerebbe essere un'azienda o comunque un edificio lavorativo, visto che ci sono dei dipendenti dietro un bancone. In questo edificio è presente al centro un'enorme statua d'oro di un guerriero. Il tale ha dei lunghi capelli, un'armatura, uno scudo nella mano sinistra e presumibilmente una spada nella destra, anche se non la vediamo perché è alzata al cielo. Nel primo video teoria su Pokémon Spada e Scudo avevamo parlato di un possibile passato belligerante di Galar, e forse avevamo ragione, questa statua va a onorare un momento della storia di questa regione. Questa sarebbe indubbiamente la spiegazione più semplice per la natura di questa statua, però osservandola mi è venuta in mente un'idea un po' più carina e strana. Se si trattasse di una statua su Zacian e Zamazenta? Attenzione, ciò che sto per dire non ha alcuna prova o base, quindi piuttosto che un'ipotesi radicata su solide prove, prendetela come un'idea che mi piacerebbe molto vedere realizzata. Zacian e Zamazenta sono sconosciuti alla regione di Galar. Neanche il popolo autoctono ne ha memoria. E per questo ho dato per scontato che anche le loro azioni fossero sconosciute. Ma se in passato avessero salvato la regione di Galar, magari, non so, sigillando Eternatus nelle profondità delle terre, allora forse la loro leggenda potrebbe essere stata tramandata in una versione distorta, per mancanza vera e propria della conoscenza fisionomica dei suoi protagonisti. Un Pokémon che brandisce una spada e un Pokémon scudo hanno sconfitto una grande minaccia per la regione, ma in assenza della conoscenza della natura di questa spada e di questo scudo come Pokémon, ben presto i due Pokémon sono stati reimmaginati come un guerriero che aveva una spada e uno scudo. Del resto è vero, non esistono, almeno attualmente non le abbiamo viste, icone dedicate a Zacian e Zamazenta, ma non è la prima volta che vediamo una spada e uno scudo in questi giochi. Dander, il campione della regione, li ha stampati sulla sua maglietta, a dimostrazione che Zacian e Zamazenta possono non significare nulla per Galar, ma non è vero lo stesso per la spada e per lo scudo. Il passato di Galar, insomma, è ancora pieno di misteri, e forse al passato di Galar potremmo ricollegare l'ultimo personaggio introdotto in questi trailer. Si tratta di Mary, una ragazza che viene descritta come un'allenatrice che lotta con stile e con strategie sempre ben studiate. Come detto prima, Mary è la ragazza per la quale impazzisce il team Yell, tanto da farli arrivare a compiere delle pazzie pur di facilitarle la strada per la sfida delle palestre. Ed è qui che però mi sorgono già le prime domande: com'è possibile che questa ragazza abbia una fanbase così sfegatata se ancora di fatto non ha concluso nulla? Lo sappiamo per certo che lei deve affrontare la sfida delle palestre durante l'avventura, anche perché lo dichiara apertamente in un dialogo nel trailer. Quindi, per che cosa è famosa? Beh, se non lo è per le lotte,
Deve esserlo per qualcos'altro. I Pokémon iconici dei personaggi protagonisti di una trama Pokémon solitamente hanno qualcosa in comune con i loro possessori. Pensate a Cosmo Galilea. Entrambi all'inizio della storia sono molto spaventati, entrambi sono in fuga, entrambi sono inconsapevoli del loro potere. Alla fine di Pokémon Sole e Luna, Cosmo diventa Solgaleo e Lilia cambia vestiti, smette di vestirsi come la madre le imponeva e assume una nuova identità, non diversamente da Cosmo. Lo stesso discorso possiamo farlo anche per Tipo Zero e per Iridio. Entrambi sono in fuga da un luogo che ha cercato di plasmarli in qualcosa che non erano. Nel primo caso un killer di ultracreature, nel secondo caso un figlio perfetto. Entrambi durante la trama rompono questo legame con il passato. A Tipo Zero si frantuma la maschera e questo gli permette di evolversi in Silvally. Iridio lascia andare quella spasmodica ossessione che ha per il potere e in questo modo riesce ad avvicinarsi a virtù diverse che lo rendono un uomo nuovo. Mary possiede un Morpeko, un Pokémon che ha due forme non solo diverse ma opposte fra loro, una graziosa e docile e l'altra aggressiva e spaventosa. E se questo fosse il tratto distintivo anche di Mary? Se anche lei vivesse una vita costantemente in conflitto fra due poli opposti? Osservando con attenzione l'artwork di Mary, non è difficile renderci conto che c'è qualcosa di strano. Sotto la sua giacca di pelle c'è un lungo vestito rosa che con il resto del vestiario non ha nulla a che vedere, soprattutto perché stiamo parlando di un'icona amata da un gruppo di punk. È quasi come se letteralmente la ragazza, vestita in maniera elegante, si fosse messa addosso una giacca borchiata di pelle. E nel farlo, passatemi il paragone, è passata dalla prima alla seconda forma. Adesso è una dura che lotta per la sfida delle palestre e il titolo di campionessa, ma prima dovrebbe essere stata qualcosa di diverso. E se dovessi prendere un'identità opposta rispetto a quella di un allenatore Pokémon che lotta per il titolo di campione, prenderei quella di un alto locato al quale le lotte non sono concesse. Un nobile o una nobile? Una principessa? Nei vari trailer abbiamo sempre avuto modo di constatare quanto Galar potesse essere almeno in passato una regione monarchica. La città al centro della regione, voglio dire, ha una corona gigantesca in cima a una torre. E questa famiglia monarchica deve pur avere dei discendenti. Mary potrebbe essere uno di quelli. Potremmo allora capire in questo modo perché il Team Yell conosca Mary prima ancora che lei metta piede nella sfida delle palestre. Quale miglior mito per un gruppo di punk ostili al sistema proprio come i loro Lainun, di una ragazza che in quanto nobile o principessa rappresenta il sistema ma allo stesso tempo lo rigetta perché decide di vestirsi di una giacca di pelle per andare a fare quello che una principessa non dovrebbe fare, gareggiare come tutti gli altri in una sfida per il titolo di campionessa, inseguire la fama e la gloria come allenatrice di Pokémon, nonostante fama e gloria, se fosse una nobile, l'avrebbe già. Avrebbe senso questa lettura, poi, se affiancata alla descrizione del personaggio sul sito ufficiale. A differenza di Beat, qui ci viene detto che Mary ha sì un altro obiettivo, ma questo verrebbe raggiunto nel momento in cui lei diviene campionessa. E quindi avrete intuito dove voglio andare a parare. Una nobile che smette di vivere la propria vita agiata a palazzo per andare a partecipare alla sfida delle palestre lancerebbe un chiaro messaggio divenendo campionessa. Ed è quello che ben conoscete perché lo abbiamo imparato dalle parole di Mewtwo. Non importa il modo in cui vieni al mondo, è quel che fai del dono della vita che ti rende ciò che sei. In attesa di sapere se questi personaggi avranno effettivamente i tratti che abbiamo ipotizzato in questo video o meno, direi che la carne al fuoco non ce la siamo fatta mancare. E voi che ne pensate, ragazzi? Siete d'accordo con la mia lettura di questi personaggi o ne avete una differente? Fatemelo sapere qui nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Vuvuzela. No, questo non si fa. Io vi ricordo che in descrizione, oltre a Star Select, avete anche TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. Con il codice sconto Giovannone avete un euro di sconto su ogni acquisto. Io ho due comunicazioni importanti da farvi e ve le faccio prima che il caldo mi uccida. La luce, tra l'altro, del video sarà cambiata 45 volte, ma questo è voluto perché anche noi siamo dei video pancia alterna. La prima è che il 16 di agosto alle ore 14 cominceranno in streaming su questo canale i mondiali di Pokémon, motivo per il quale siamo qui. In questi giorni, oltre a dedicare i nostri sforzi su questo video, abbiamo anche allestito il Video Games Party Location, nella quale 200 persone che sono riuscite a prenotarsi in tempo potranno partecipare in diretta ai nostri streaming. Per tutti gli altri ovviamente rimane l'appuntamento qui sul canale YouTube, dove spero vedremo dei match, anzi ne sono sicuro, dei match di grande qualità. Secondo invece annuncio riguarda il mese prossimo.
fermo l'8 settembre. Grazie agli sforzi della community di Pokémon Millennium, in particolare di Manuel e Dennis, stavolta noi c'entriamo meno, è stato organizzato in collaborazione con Cinecittà un evento che in qualche modo ricorda il Pokémon Day, perché sarà un party per tutto quanto il parco di Cinecittà, ovviamente a tema Pokémon e con piscina compresa, nel quale parteciperemo io, Chiara, Francesco Pardini ed altri membri noti della community. Per conoscere tutto quanto il programma, sul sito di Pokémon Millennium trovate ogni dettaglio, comprensivo ovviamente del prezzo d'ingresso. Io ragazzi a questo punto vi saluto, vado ad asciugarmi, faccio vedere una cosa, ve la fa vedere Chiara, praticamente no, io ho fatto questo video ma siccome non potevamo accendere il ventilatore perché altrimenti avreste sentito durante il video avevo questo qui con il quale mi sono, come si dice? Mi sono, Chiara mi fa segno di salutare, io non so neanche più dire niente, mi sta dicendo ta movro, allora ciao!